Juego Cup di Reis Molfetta. Ora andiamo proprio sui tavoli da loro, i diretti protagonisti, i giocatori. Stasera sceglieremo i grinder pugliesi più forti e chiederemo qual è il segreto del loro successo online e poi soprattutto come valutano invece il grande successo anche di questi tornei live. Quindi andiamo sui tavoli. Perché siamo più forti, è semplice. Cioè, guarda, nell'online, a parte che abbiamo una scuola ben preparata, tipo Gianluca che sta qui e tanta gente come Gianluca Pietrone e tanti altri. Il segreto del successo è costanza, studiare soprattutto, perché bisogna studiare, se no non, e poi giocare tantissimo. Il successo dell'online è dovuto al fatto che, avendo tante sale in Puglia, dove si raggruppano amici nelle sale, hanno il modo di giocare sia online che live. Ecco, qual è il motivo fondamentale del successo dell'online in Puglia? Facciamo più risultati anche perché può essere per una differente scuola di pensiero. Devo dire che qui noi abbiamo avuto un'ottima scuola, che è appunto la Reis, come sicuramente più volte l'abbiamo menzionata, ed è proprio da qui che sono partiti secondo me i top regular del circuito dell'online, che continuano a far bene. E diciamo che la scuola pugliese, come quella romana e bolognese, è una delle prime che si è formata per questo gioco, soprattutto nella disciplina dell'MTT. Quindi comunque i giocatori baresi hanno molto più esperienza, anche i pugliesi in generale. Inoltre si sono attivati con molti gruppi di studio, si sono skillati nel tempo rispetto agli altri player di tutta l'Italia. Più che altro per il numero proprio di questi, visto che siamo comunque molti, quindi si è venuta a formare proprio una vera e propria scuola di poker a livello regionale, quindi i risultati poi con la costanza e diciamo il numero molto alto di players arrivano. Noi abbiamo una fortuna di Bari, della Puglia, soprattutto di Bari, che tutti noi player pugliesi di un certo livello eravamo tutti amici fuori dal poker, i vari Steven Mattia, Gianluca, Enrico Tau, Alessandro Gabriele, Ricciardelli e tanti altri. Quindi siamo cresciuti insieme, potendoci confrontare, potendo studiare insieme, crescendo molto probabilmente prima di tante altre realtà. Beh, il live piace a tutti, insomma, penso che sia bello giocare con tante persone, socializzare, fare nuove amicizie e poi riscontrare poi delle mani in cui si gioca e quindi avere anche un riscontro con altre persone, anche se non siano nel tuo stesso posto, insomma, avere tanto riscontro. Beh, il torneo live ha sempre il suo fascino, quindi comunque rispetto, diciamo, a giocare dietro un computer, stare al tavolo, parlare con la gente, guardare in faccia l'avversario è sempre bello, e soprattutto per chi gioca online magari cambiare ogni tanto ci sta. Guarda, la voglia di giocare il poker, perché questo è un gioco sportivo, e poi grazie anche all'organizzazione che è della Juego Cup, App e tutte le altre, diciamo, che stanno facendo molto per far crescere il poker in Puglia. Beh, perché comunque molti sono passati dopo i Sit & Go agli MTT. Negli MTT la scuola barese è una delle scuole più forti d'Italia, senza dubbio. Ci siamo applicati, alla fine il giocatore dell'online anche a live si trova bene. Deve solo capire qualche pratica, qualche dinamica un po' diversa. Però le odds e tutto quanto li abbiamo in mente. Beh, perché penso che la preparazione, come in tutte le discipline, penso che la preparazione sia tutto. Quindi siccome appunto qui questa bellissima associazione ci permette di giocare spesso e volentieri, forse siamo più allenati di qualcun altro, ecco. Perché si è venuta a formare, se vogliamo, una vera e propria cultura del poker, quindi la passione si è ampliata ed è arrivata, diciamo, è passata dai professionisti, i regulars, fino agli amatori, ai dilettanti, a quelli che cominciano, diciamo, dal nulla in questo gioco, sì.